Operatori modali, questa è una cosa determinante, per piacere se dovete ricordarvi una cosa di quello che vi dico io, ricordatevi questo. Vi scrivo un po' di parole. Voglio, vorrei, devo, dovrei, posso, grazie, ho bisogno di, saltiamo avrei bisogno, ho intenzione di, desidero, sto per. Fermiamoci qua. 2, 4, 6, 8, 10. Allora, completiamo la frase. Oggi è domenica, domani lunedì siete ancora qua. Martedì lavorate o siete in licenza, vacanza, permesso? Lavorate. Tutti. Allora, facciamo finta che voglio prendermi un giorno libero martedì. Voglio prendermi un giorno libero martedì. Adesso vi chiedo di leggere questa frase, di dirvi questa frase da soli e di misurare, calibrare qual è la vostra reazione neurologica, cioè che cosa sentite, cosa provate, che stato d'animo vi procura questa frase. Poi non ditemelo, però accorgetevi e fotografate il vostro stato d'animo. Voglio prendere un giorno libero martedì. Tu, fissate la vostra reazione neurologica, cosa avviene nella chimica del vostro cervello. Cambio. Vorrei prendere un giorno libero lunedì. Confrontate le due. Sentite differenze? La prima le mette ansia. La seconda mi scarica. Si ammorbidisce. È per tutti voi così? No, per me è la determinazione. Cioè, lo faccio. La seconda invece ho il desiderio. Vorrei un po'. Quindi vedi che per alcuni di voi no, non c'è una regola, la grammatica ci dice delle cose, la neurolinguistica delle altre. Per qualcuno di noi voglio ha un effetto, più forte, per qualcuno di noi magari più piacevole, per qualcun altro vorrei più piacevole. Qual è delle due più piacevole? Lo stato d'animo più piacevole? Vorrei. Per lei è voglio. Per lei vorrei. Devo prendere un giorno libero martedì. Misuratela con le altre, com'è? Più forte o più debole come sensazione? Forte. Calibriamo il non verbale, com'è il suo nome? Roberta. Roberta. Roberta ha detto forte. Quindi è forte e anche un po' spiacevole, se no avrebbe detto forte. Quindi non le piace tanto. Dovrei, perché non le piace tanto? Perché magari devo, sotto il retromessaggio è devo andare a pagare le ICI, devo andare dal meccanico, devo andare al dentista. Dovrei prendere un giorno libero martedì. Più forte o più debole? Più debole. Più debole, dubitativo. E rispetto ai due voglio, dovrei e vorrei, qual è più forte? Sensazione più intensa. Vorrei. Dovrei? No. Vorrei. Per chi dovrei? Per chi dovrei? Per cui dovrei? Per chi altri vorrei? Vedi? Ognuno di noi reagisce a questi verbi in maniera molto diversa e voglio arrivare a questo punto. Posso prendermi un giorno libero martedì? Com'è? Più forte o più debole? Più debole. Rispetto a tutte quelle due prime. Posso. Rispetto a tutte le altre. Più forte o più debole? Per me chi mette più a tuo agio? Più piacevole o più spiacevole? Più piacevole, forte debole ok, è un'intensità di sensazione, no? Posso farlo, cioè sono libero di, potrei prendere un giorno libero martedì, però abbastanza piacevole anche quella, però no, come intensità è un po' diversa. Andiamo qua, ho bisogno di prendere un giorno libero martedì, com'è la sensazione? Pessima? Piacevole? No. Non piacevole. Ho intenzione di? Piacevole. Scusa, tra ho bisogno e devo, qual è la più forte?
bisogno? Devo. Ho bisogno per tutti? No. Per alcuni devo. Desidero prendere un giorno libero martedì. Com'è? Com'è? Fiacchetto. Morbido. Sto per prendere un giorno libero martedì. Per alcuni devo. Ho visto? Alcuni devo adesso. Non sto a menarmela, è finito l'esercizio ed è quella che preferisco. Allora, ci sono persone, questi verbi si chiamano operatori modali. Gli operatori modali sono i verbi che esprimono il modo in cui le persone operano, cioè il modo in cui il nostro cervello prende una decisione. Ascoltate come le persone parlano, calibrate qual è il loro operatore modale critico, cioè quello che fa cambiare la situazione, e ricalcate. Se uno dice vorrei un liquido per le lenti, non ditegli lei deve comprare questo. Vorrebbe un liquido per le lenti? Ricalcalo. Vorrebbe un liquido? Ecco quello che fa per lei. Se uno ti dice posso avere un liquido per le lenti? Certo, può avere questo. Cioè scegliete qual è il verbo che fa il caso suo e poi all'interno di questo declinate indicativo, condizionale. Faccio un esempio fuori dal vostro contesto. Così non entriamo nel contenuto e stiamo sulle strutture linguistiche. Andate a vedere una casa, anzi andate in un'agenzia immobiliare, prima ancora di vedere la casa. Dite al vostro interlocutore, senta, già lui ha capito qualcosa, non avete aperto bocca e gli ha detto, senta, cosa ha capito? Perfetto. Vorremmo comprare una casa. Ci piacerebbe molto una villetta, abbiamo bisogno di due camere e di due bagni, desidereremmo anche un terrazzo. Allora, se siete buoni calibratori, ascoltate e registrate la frase. Allora, senti, vorremmo comprare una casa, ci piacerebbe che fosse una villetta, abbiamo bisogno di due camere e due bagni, finale qual è? Allora, vorremmo, ci piacerebbe, abbiamo bisogno, desidererebbe. Quando tu cominci a parlargli, stai attento a come associa. Vorremmo, villetta, ci piacerebbe, vorremmo casa, ci piacerebbe villetta. Non cominciare a dirgli, ah lei ha bisogno di una villetta. No, lui gli dice, no, non ho bisogno di una villetta. Come? Ascolti. Ascolti esattamente, sì. Gli rispondi, ascolti, lei vorrebbe, ha bisogno di due camere e due bagni e le piacerebbe, desidererebbe anche un terrazzo. Quando tu gli ricalchi esattamente le sue parole, guardate cosa fanno le persone. Ti amo! Cioè la gente proprio ti dà la massima fiducia, perché questo va capito. Ha capito esattamente quello che vuoi. Attenti a non confondere gli operatori modali. Perché veramente l'operatore modale è una chiave per entrare, quando la gente si sente ascoltata e capita. Se poi avete fatto il corso col Maffei, o se non l'avete ancora fatto lo farete, provate a calcare, mentre gli ripetete le sue parole, calcate con una marcatura non verbale. Cioè lei vorrebbe una casa? Gli fate così con la testa. E lui fa. Le piacerebbe fosse una villetta? Sì. L'ho detto io. Ha bisogno anche di due camere? Sì, no? Mentre gli parlate, gli fate anche dei segni di assenso, gli state tirando fuori dalla sua neurologia una parola magica, che è quella che voi volete sempre ascoltare, che è? Non fate accorgere il vostro cliente, il vostro interlocutore, di quanto è facile dire